E ora la categoria diritto amministrativo. Boutique di eccellenza dell'anno appalti. Andiamo subito a vedere a chi va questo premio. Allo studio legale Zanardo. Per il supporto continuativo e completo in tema di appalti, per l'ampia competenza, l'esperienza e la metodologia di lavoro consolidata che consentono allo studio di mettere la propria professionalità al servizio delle esigenze del cliente, affiancandolo in ogni iniziativa. E abbiamo in collegamento il titolare dello studio legale Zanardo, l'avvocato Luca Zanardo. Buonasera e grazie per essere con noi. Buonasera a lei, grazie a voi. Buonasera avvocato. Allora, anche a lei chiedo un commento su questo riconoscimento, ovviamente inserendolo nel contesto che stiamo vivendo. Ma guardi, in occasioni come queste sono doverosi i ringraziamenti. Quindi grazie innanzitutto alle fonti per questo riconoscimento che ci rende veramente molto felici. E ringrazio poi lo studio. Sono solito dire che l'unico risultato che può essere raggiunto senza il lavoro di squadra è la sconfitta. E quindi un sentito grazie ad Alessia e Francesca della segreteria e ai bravissimi avvocati Lorella Martini e Mattia De Rovere che sono qui a mio fianco. Vi ringrazio non solo per la preziosa collaborazione, ma per la correttezza e il senso di appartenenza dimostrati in tutti questi anni e in particolare in questi mesi certamente non facili. Termino poi, se posso, con un augurio. Questo premio coincide con la fine definitiva del lockdown e quindi mi piace vederlo come un segno di ripartenza per noi, per la società italiana e per tutti i colleghi che vengono premiati questa sera. Avvocato, le posso chiedere, lo so che è una domanda magari che avrebbe bisogno di più tempo, però insomma in breve, come è cambiato e come pensa che cambierà il vostro lavoro dopo questo momento di lockdown, ma non solo, insomma perché si sono fermate tutte le attività in quasi 3 mesi, proprio perché i metodi di lavoro in generale si sono modificati? Beh, sa, il lavoro legale è un lavoro che io definisco lungo, nel senso che il lavoro che stiamo facendo si riferisce ad incarichi magari presi 6 mesi fa, 1 anno fa, 2 anni fa. Quindi l'impatto non è immediato, anche se però abbiamo visto un impatto sicuramente immediato durante il lockdown, in questi giorni, in queste settimane, nella ripartenza dei nuovi incarichi. Durante il lockdown abbiamo vissuto una bolla, tranne le emergenze relative proprio alla particolare situazione, e adesso le imprese hanno altri problemi che devono gestire, quindi l'aspetto legale è sicuramente un aspetto che non è ancora ripreso come prima. Vedremo, credo, forse in autunno una stabilizzazione, se certo. Non ci sono altre sorprese. Certo, assolutamente. Quindi, insomma, strategie che riprenderanno quello che avete sempre fatto, ma che verranno poi messe a punto. Ma credo che sia un po' una regola che vale sempre, no? Questa, insomma, è la normale evoluzione del mestiere. D'accordo. Che dire, io vi ringrazio e sono molto contenta che le fonti, insomma, abbia dato a voi questo riconoscimento. Ricordiamo che sono riconoscimenti basati proprio sull'analisi del lavoro in ambiti diversi, oggi riguardano proprio l'ambito legale, ma insomma chiaramente ci si rifà anche all'esperienza che ciascuno di voi ha sulle spalle. Io ringrazio tutti voi e in bocca al lupo, ci sentiamo presto, mi auguro. Grazie e buon lavoro anche a voi. Grazie. Noi andiamo in pubblicità e tra poco torniamo, restate con noi perché siamo solo all'inizio.